I Litfiba si sciolgono questa sera a Milano, l'ultimo concerto di una delle rock band più importanti della scena italiana. Il TG1 li ha incontrati prima di salire sul palco. Sentiamo Francesco Cristino. Litfiba! Bra, bra, proibito! Un'avventura partita 42 anni fa in via De Bardi a Firenze termina stasera a Milano. Capolavori e litigate storiche. Addio Litfiba, band tra le più originali del rock italiano. Allora, l'ultimo concerto dei Litfiba, intanto diciamolo anche per scaramanzia, nel senso che 42 anni di viaggio. Di cui bisogna essere veramente riconoscenti alla nostra musica e al nostro pubblico che ci ha seguito. Ci ha sempre seguito, non sì, ci ha mai abbandonato. Qui niente male all'eterno funerale. Dalla formazione a 5 a quella consolidata per Lorenzulli, mai secondi a nessuno, e anche l'ex bassista Gianni Maroccolo li celebra come i migliori. Gioie e dolori nella vita di Litfiba. Stasera sarà solo gioia, però, tranquilli. Anche nelle canzoni più arrabbiate, più impegnate, più toste o in quelle più dolci, c'è sempre stata una gran voglia di celebrare la vita e quindi anche la musica. I Litfiba sono stati tutte le razze e tutte le facce, new wave, art rock, anima mediterranea, trilogie e quadrilogie che hanno definito il modo di fare rock in Italia. Ora, sicuri di non volerci ripensare? Vediamo le prossime vite, vediamo, dai.